Ben ritrovati amici di TG Architettura. In apertura andiamo a Roma, dove dal 17 gennaio la Casa dell'Architettura ospita la mostra fotografica Flora Rucat Roncati, le forme degli spazi di relazione, dedicata a una tra le figure più autorevoli dell'architettura svizzera. La mostra, a cura di Carmen Andriani, Serena Maffioletti e Ilaria Valente, rende omaggio all'architetto originario di Lugano e autrice di importanti opere infrastrutturali. La mostra resterà aperta al pubblico fino al prossimo 28 febbraio. Ed ora diamo uno sguardo all'attualità. È stato approvato in Senato con 142 voti favorevoli, 94 contrari e 2 astenuti il DDL per la conversione del decreto legislativo IMU, che ha cancellato la seconda rata dell'imposta municipale unica. Ad evitare la seconda rata IMU saranno le prime case, ad eccezione degli immobili di lusso appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, le unità immobiliari delle cooperative edilizie, adibite ad abitazioni principale dei soci assegnatari, e gli alloggi IACP e appartenenti ad altri programmi di edilizia pubblica. Ed ora diamo uno sguardo a un concorso lanciato dal comune di Codroipo, in provincia di Udine. È un concorso di idee per la riqualificazione urbanistica del centro storico, appunto, di Codroipo. L'obiettivo del bando è l'acquisizione di una proposta progettuale che consenta la riqualificazione urbanistica delle aree centrali del comune, connettendo tra loro ambiti pubblici e privati per definire uno spazio che abbia le caratteristiche di luogo connettivo, collettivo e di socializzazione, in grado di rivitalizzare il nucleo urbano. Le proposte dovranno essere inviate entro il 31 marzo prossimo. L'amministrazione assegnerà un premio di 6.000 euro al vincitore del concorso e di 1.500 euro rispettivamente al secondo e al terzo classificato. Ed ora parliamo ancora di attualità. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova versione della guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico. Il documento è stato aggiornato dopo l'approvazione della legge di stabilità 2014, che ha prorogato la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. L'agevolazione è stata confermata nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. La detrazione è invece pari al 50% per le spese che saranno effettuate nel 2015.